Buongiorno amici, questo nuovo giorno che apre le nostre porte delle chiese parrocchiali, delle rettorie alla accoglienza del popolo di Dio durante la celebrazione dell'Eucaristia è anche un giorno segnato dal ricordo del primo centenario della nascita di San Giovanni Paolo II. E vogliamo proprio attraverso il Vangelo di questa giornata cercare di scoprire quello che è il sogno di Dio per ciascuno di noi. Abbiamo tutti trascorso un periodo difficile, ci stavano strette tutte le norme da seguire, ci siamo sentiti prigionieri di qualcosa che non riuscivamo a capire, ma abbiamo retto, chi più, chi meno. Abbiamo vinto contro la paura, contro l'isolamento. E ora? E ora che succede? Come sta il nostro animo? Come possiamo reagire per uscire da sindromi depressive, da smarrimenti che rivelano tanta instabilità per riprenderci in mano l'esistenza? Gesù ci ricorda una cosa molto bella, molto importante. Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. Di fronte a tutto quello che abbiamo vissuto, Dio solo sa quanta consolazione necessitiamo nei nostri cuori in questi giorni. Pur sapendo che tutto finirà nel tempo che occorre e che tutto andrà bene, nonostante la storia ci consente ancora di attraversare percorsi bui, sopportare innumerevoli afflizioni, situazioni che a volte magari davvero non vogliamo più vivere, più ritornare a vivere. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia una forza diversa dal solito, nuova, e soprattutto in questi frangenti bui che attraversiamo, dove veniamo provati, dove spesso diventiamo anche schiavi al punto tale da contraddirci. E allora Gesù ci ricorda che saremo consolati, che saremo assistiti. E ci incuriosisce questa venuta del Paraclito, questo agente consolatore per le nostre vite. Come possiamo, vedete, conoscerlo, approfondirlo, afferrarlo? Cosa ci offre il consolatore? Dove vuole condurci? Innanzitutto, da quello che Gesù ci dice nel Vangelo, il consolatore ci dona un amore che guarisce, un amore che rianima, un amore che vivacizza. Un amore che ci abilita alla testimonianza, da rendere a Gesù il crocifisso risuscitato. Sì, quando ci lasciamo impregnare dallo spirito dell'amore, è naturale diventare testimoni, offrire una coerente e autentica testimonianza di vita. E proprio perché non dobbiamo raggirare nessuno con le nostre parole e nemmeno con la parola del Vangelo, ecco, la parola stessa del Vangelo ci mette in guardia, ricordandoci che la testimonianza vera non è quella di dimostrare qualcosa a qualcuno, ma la vera testimonianza è mostrare, consegnare la vita, soprattutto quella vita che Gesù ci ha testimoniato attraverso il suo sanare e beneficare tutti. E quando tutto, vedete, non andrà per il verso giusto, quando non saremo compresi, accolti, amati, ciò che conterà di più, cosa sarà? Il possedere quel necessario per non arrendersi e guardare oltre le apparenze affinché lo Spirito Santo di Dio ci suggerirà proprio dal di dentro del nostro cuore ciò che dovremmo dire e come dovremmo testimoniare la verità. Mi sembra che la fede non sia una polizza assicurativa stipulata che ci garantisce qualcosa dopo un sinistro. Ma la fede è una forza interiore che ci aiuta a scegliere anche quando pensiamo di non farcela più, di non avere più le possibilità energetiche per reagire alle avversità della vita, quando ci accorgiamo che a volte le parole sono inutili e non sono più capaci di risolvere problemi perché ormai non hanno più capacità di chiarezza. Ecco perché Gesù, vedete, non ci nasconde nulla della fatica che dovremo sperimentare, delle difficoltà che dovremo affrontare lungo la strada che saremo chiamati a percorrere d'ora in avanti. E proprio perché conoscere
le difficoltà e la fatica della strada ci permette anche di non arrivare impreparati a frequentarla. E Gesù, vedete, con la sua parola ci riposiziona immediatamente davanti alla vita e dice: ma io vi ho detto queste cose perché quando giungerà la loro ora, ricordiate che ve ne ho parlato, non ve le ho dette dal principio perché ero con voi. Il Vangelo di oggi ci suggerisce chiaramente di non trasformare in ostacolo, in scandalo, tutte le cose che ci accadono ogni giorno, di non lasciare che quanto succede metta poi in discussione soprattutto il sentirci amati e amati da Dio. Saremo testimoni quando, facendo spazio nel nostro cuore all'esperienza dello Spirito Santo, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II all'inizio del suo ministero di Vescovo di Roma e successore di San Pietro. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. Egli solo è il Redentore dell'uomo. Buona giornata a tutti, carissimi amici.